A meno che sia questo qua? Ragazzi, non si è acceso il nome, lui! È lui per davvero, Skyler! Inseguiamolo! Oggi Thunderdog, ragazzi, è tornato dentro al mondo della vita da supereroi, perché sì, questo è il soprannome che mi avete consigliato di tenermi. Quindi, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Saluto Luciano, Stefania e Arianna. Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere salutati nel mio video, iscrivetevi al canale col tastino rosso qua sotto e attivate la campanella su tutte quante le notifiche e superami 10.000 mi piace per un nuovo video sulla vita da supereroe. Dobbiamo superare, come sempre, 10.000 mi piace, perché qua la vita da supereroe continua. Continua, abbiamo veramente tantissime cose da fare oggi. Innanzitutto dobbiamo andare a comprare il potenziamento nel negozio sotto all'alimentare, appunto nel negozio delle spell. Dobbiamo comprare il potenziamento per la nostra bellissima arma, per il nostro potere incredibile del fulmine. Quindi con molta calma usciamo, entriamo dentro al negozio delle spell e andiamo finalmente dal secondo nostro amico col cappello grigio. Assomiglia un po' a me nella vita reale, però io ho un cappello nero. Vabbè, comunque andiamo dal nostro amico. Ciao Luciano. Andiamo subito nel potenziamento del fulmine, ragazzi. Vediamo oggi Luciano cosa ci potrà regalare. E regalare no, perché cavolo, costa 200. Che 200, ragazzi, sono esattamente i soldi che abbiamo. Quindi oggi, qualunque missione io debba fare, dovrò stare attento perché non posso comprare medikit e sono veramente molto contato a livello di cibo. Quindi stiamo attenti anche a correre in giro. Comunque, ciao supereroi, a quali potenziamenti sei interessato? Ovviamente al potenziamento del fulmine, ragazzi, perché se no non sarei un supereroe come gli altri. Allora, a 300 abbiamo il potenziamento delle gambe elettriche, mi pare un po' troppo. Poi a 200 abbiamo il potenziamento della scossa e altri 200 abbiamo il potenziamento della sfera elettrica. Allora, io tra le due mosse, ragazzi, preferisco molto di più la sfera elettrica, perché è molto più forte. E ragazzi, io sono molto curioso, perché in realtà questo potenziamento vorrei già... Oh, non dovrei passare sopra a... Scusi, signore, non voglio comprare né carne, neanche volevo passare sopra il suo batticassa, se si chiama così, e il tavolino. Comunque, andiamo subito verso la casa dei supereroi, la casa dei campioncini, perché questo potenziamento qui, ragazzi, vorrei subito caricarlo dentro al mio potere. Quindi scendiamo subito giù, dopo andiamo a controllare le quest. Ma cos'è quella brutta testa lì? Vabbè, comunque, dopo andiamo a controllare. Allora, andiamo subito qua. Comunque, tecnicamente, ho già un cusciotto che mi manca, stiamo attenti. Buttiamo qua giù il potenziamento e aspettiamo un attimino, perché potenziamento rilevato, calcolo del potenziamento in corso. Aspettiamo un attimo, perché piano piano mi starà migliorando il potere in questo momento, eh. Abbiamo mangiato un po' di carne, controlliamo. Ragazzi, il potenziamento della sfera elettrica è a livello 2. Il nostro cane qua dietro, Thunderdog, è molto felice. Allora, ragazzi, andiamo però subito intanto, perché da quanto vedo mi sa che fuori è giorno. Sì, è ancora giorno. Allora, andiamo a controllare le quest, perché oggi abbiamo la quest di grado D, la quest di grado E. Qua c'è arreda la casa dell'anziano e trova il nuovo nemico. Non lo so. Qua abbiamo grado E, abbiamo nuovi oggetti in città e poi Liberal Market. Ragazzi, voglio sfidare questo nemico qui, perché poi c'è anche un market. Non lo so, ragazzi, perché poi, da quanto ho visto, la città si è anche un pochino allargata, Il bordo si è allargato, quindi nuove zone da sfidare, nuovi nemici. Dobbiamo aumentare la nostra reputazione. Mi piacerebbe quindi sfidare questo nuovo nemico. Un nuovo nemico ha attaccato il market all'angolo. Corri, appunto, quindi scelgo la quest. Queste due quest scelgo, vediamo. Prendiamo il nostro libro, sempre fatto al nostro Guerra Returns. Leggiamo. Missione numero 1: riordina la città con i props, cioè con degli oggetti fatti apposta. È arrivato il momento di sistemare un po' questa città. E ragazzi, in realtà questa quest ha un po' ragione, perché la città è stata sì migliorata da 6 FR mettendo un po' di verde e gli alberi. Però qua c'è da aggiungere oggetti e non va bene. Allora, continuiamo a leggere. Quindi, nella stazione di polizia è presente una chest contenente oggetti nuovi adatti per rendere un po' più moderna la città. Impegnati a renderla più bella, supereroi. Troverai la chest nella stazione di polizia. Obiettivo, missione, rendi la città più bella. Ok, allora, dove cavolo posso trovare una stazione di polizia? Dice alimentari. Lì vedo una torre con un'antenna. Cosa ci fa? Voglio andare lì subito verso l'antenna. Sono super mega curioso. No, non voglio smontare le mura. Si può proseguire da questo lato, quindi voglio andare subito a vedere, subito a controllare. Eppure di qua, ragazzi, c'è tutta quanta una zona completamente nuova, Allora, quindi era qua a destra, giusto? Vedo una roba azzurra, blu, con scritto police. No, ragazzi, eccola qua. È questa qua la stazione di polizia?
Leggiamo bene, trovare la cesta nella stazione di polizia. Vabbè, io a sto punto, ragazzi, entro. Mi scusi, buongiorno, io sono un supereroe molto buono. Però prima di entrare, dobbiamo andare a cambiarci. Quindi mi serve un vicoletto da qualche parte dove io possa andare a cambiarmi. Dove posso andare a cambiarmi senza farmi vedere? Aiuto! C'è un posto segreto, per favore. Tipo qua nell'angolo, qua dietro nell'angolino. C'è qualcuno che guarda? No, quello non mi sta guardando. Cambiamoci al volo. E Thunderdog, ragazzi, è entrato in azione. Poliziotti, io sto arrivando col mio super giga potere immenso. Voi non dovete avere paura perché siamo entrambi dalla parte del bene, eh. Però permesso. Salve signor poliziotto. Ma che bella questa stazione di polizia. Salve signora o signore. Comunque salve qualunque casa. Allora, e questa qui dovrebbe essere la nostra chest con tantissimi nuovi oggetti. Cavolo, ragazzi, qua dobbiamo rendere tutto quanto molto, ma molto più bello. Dobbiamo comunque essere molto veloci, perché da quanto belletto dobbiamo liberare il supermercato. E se non mi sbaglio, quello dovrebbe essere il nostro supermercato. Già lì vedo un nemico cattivo. Potrà essere lui o il clone. Ok, ne è comparso un altro, ragazzi. No, ne è comparso un altro ancora. Dobbiamo essere super mega veloci per far sì che la città diventi molto più bella e poi andare subito a liberare il negozio, il supermercato. Allora, facciamo una cosa. Iniziamo comunque a mettere un po' di oggetti in giro per la città. Prendiamo quelli più importanti da subito, tipo i cestini, le panchine, gli idranti e queste cose qui. Anche le mailbox che vanno messe davanti alle case di praticamente tutte quante le persone, comprese nelle case dei supereroi. Allora, questa qui è messa un po' male. Però se si rompesse... Ma dai! Allora, piazziamola per bene. Ok, bisogna stare attenti e essere molto veloci. Sono comunque il miglior costruttore del mondo, anche vestito da supereroe. Quindi devo mettere in giro tutti quanti i props, tutti quanti gli oggetti importanti. Però comunque dobbiamo muoverci e non sprecare energia, perché se no, ragazzi, perdiamo tempo e non va bene. Perché vi ricordo che il supermercato c'è un super cattivo che ci sta dando fastidio. Sta dando fastidio ai lavoratori nel supermercato, quindi dobbiamo muoverci. Quindi iniziamo a mettere tutti quanti gli oggetti via per bene. Non dimentichiamoci che abbiamo anche questi piccoli gnometti che si possono mettere in giro per la città, e sto sprecando troppa energia, perché come notate, ragazzi, mi sta già finendo la carne. Sta cosa mi sta spaventando veramente molto. Allora, lasciamo i cestini in giro. Per favore, non tagliamo la strada alla gente, che sennò si arrabbiano e impazziscono tutti quanti, Allora, un altro cestino, le panchine, perché le ho messe via? Perché ho preso la carne, ovviamente. Allora, prendiamo qua. Ma quanta gente losca c'è? Un bambino che apre le porte, boh, ragazzi, non lo so. Abbiamo anche questo qui, che è una specie di fontanella per gli uccellini, credo. Vabbè, noi la mettiamo perché è molto, molto carina. Gli ultimi oggetti li ho messi, ragazzi, un po' in giro da qualche parte. No, è chiusa la porta del nostro campioncin tower. Sì, è chiusa. Devo andare a nascondermi da qualche parte perché devo togliermi la tuta per andare a dormire. Poi vi mostro... non vorrei nascondermi qua dentro, lo giuro. Poi vi mostro un pochino tutta quanta la città per bene, come l'ho modificata. Però credo che qua dietro io possa mettermi per cambiarmi. Non mi vede nessuno? Ok, non mi vede nessuno. E il nostro Thunderdog, ragazzi, si è cambiato e può andare a dormire, perché la notte sta arrivando e non voglio che tipi loschi poi impazziscano in piena notte. Quindi andiamo a dormire. Poi, ragazzi, dopo che andiamo a dormire, pensiamo anche alla seconda quest. Perché direi che questi oggetti qua poi li vado a rimettere nella polizia e mi dirigo subito verso il supermercato. Perché la situazione è molto strana, Se quella gente lì ha assaltato il supermercato, dobbiamo capire cosa diamine vuole e cosa sta rubando. Perché dobbiamo assolutamente muoverci. Staranno portando via un sacco di soldi, quindi corriamo. Andiamo prima dalla polizia a mettere giù gli oggetti. Dobbiamo anche metterci il costume. Quindi corriamo. Thunderdog deve essere subito pronto all'opera per assaltare i cattivi, i malviventi. Comunque ho messo in giro tantissime panchine e cestini. Poi ho messo anche le mailbox praticamente davanti a tutte le case delle persone. E qua davanti alla scuola ho fatto un lavoro bellissimo comunque. Ci ho pensato anche a fare qualche lavoro, ovviamente nelle altre vie, quelle nuove. Soprattutto anche davanti alla polizia, vicino alla polizia. Non mi sono avvicinato però alla zona dei supermercati. È molto pericolosa. Del supermercato in realtà, non dei supermercati. Avviciniamoci qua alla polizia, lasciamo dentro le cose subito. Corriamo, mettiamo qua dentro tutte quante le nostre bellissime cose. Abbiamo soltanto 3 pezzi di carne. Quindi la prima missione è stata fatta. Ora la seconda. Libera il supermercato da Skyler. Ok, Skyler è un nemico molto pericoloso. Si aggira per la città. Dicono stia rubando al supermercato usando il suo potere. Attento ai cicloni. Una volta toccati sono molto pericolosi. Il supermercato si trova nella stessa via della polizia, ma dalla parte opposta. Ok, libera il supermercato. Ragazzi, potere in mano, avviciniamoci. Io direi, non utilizziamo subito la sfera elettrica di livello 2, non mostriamo il nostro superpotere. Però ho detto che questo Skyler qua sta formando dei cloni. Questi cloni qui, quindi, tecnicamente, vediamo se mi attaccano o meno. Non lo so.
Io per ora sono qui vicino. Anche prima c'era un NPC qua, non mi ha attaccato. Questi qua, ragazzi, sono tutti quanti cloni. Sembra che facciano dei movimenti simili tra di loro. Ok, allora, da quanto vedo non mi stanno attaccando. Vorrei capire la situazione dentro al supermercato. Thunderdog entra, ma ragazzi è pieno zeppo. Ok, ho visto che uno stava provando a uscire. Ma perché qua c'è un garage aperto con una telecamera? Ragazzi, oh cavolo! Ragazzi, questi qua sono cloni per ora. Vediamo perché qua c'è l'uscita. Dove porta... perché porta dietro... qua c'è una chest. Stanno rubando una barcata di soldi. Prendiamoceli subito tutti quanti via. Questi qua li mettiamo subito nel nostro inventario. Questi qua sono tutti quanti soldi che avranno rubato. Entriamo subito. Dobbiamo scoprire qual è il vero Skyler. Con calma. Avviciniamoci. Quale tra questi sarà il vero Skyler? Perché lì c'è una porta che scende. Diamo un occhio, perché mi sa che questo qua si è girato. Ma forse è quello? Sta scappando, allora controlliamo però. Perché di qua c'è la discesa per il cavò. Qua ce n'è uno. Qua ce n'è uno. Vediamo qua. Ok, qua ha rubato un sacco di gold anche. Ok, qua c'è ancora un po' di carta. Ok, con calma. Con calma avviciniamoci qua sopra. Andiamo a scoprire qual è il vero Skyler e quale tra questi è quello finto. Questo sta provando a scappare, ragazzi. Sarà questo? Colpiamolo, ok? Non è lui? Controlliamo se è lui. No, ragazzi, è un clone. Come vedete è rimasto a terra. Non è il vero lui, perché sennò sarebbe morto. Ok, stiamo attenti, ragazzi. Abbiamo già finito un altro pezzo di carne. Non facciamo fuori troppi cloni, perché sennò ci facciamo scoprire. Ma avrà portato fuori altri soldi, controlliamo. No, carrello, vattene. Speriamo che non abbia preso altri soldi, perché sennò è impossibile. Ma quando mai li ha presi questi soldi, ragazzi? Allora, con calma, con molta calma cerchiamo di capire, perché secondo me ora lui mi sta provando a fregare. Ma è o qua dentro o è fuori all'esterno. Vi ricordo, ragazzi, che fuori ce ne sono un bel po'. Contiamoli, e prima se non mi sbaglio erano in quattro. Vediamo quale tra questi è il movimento più strano. Vediamo quale tra questi cloni. Questo qua si è girato. Questo qua si è girato appena l'ho puntato, ragazzi. È lui. Proviamo. Proviamo. Vediamo, è lui. No, ragazzi, un altro clone. Ok, allora, facciamo così. Rientriamo dentro. Sarà ancora uno di questi qua dentro. E devo capire quali tra questi qui è quello che si nasconde. Vediamo. Dobbiamo essere attenti, ragazzi. Non devo farmi scoprire da lui che sono qua dentro. Ma non posso neanche fare tutto questo casino. Quindi uso la scossa, che è un po' più silenziosa. Questo qua appena mi ha visto è tornato indietro. Attacchiamolo, ragazzi. Vediamo se è veramente lui. No? No, ragazzi, è un clone. Dai, ma perché? Ma vedete che il nome si accende di arancione quando l'attacco a un certo punto, ragazzi. Ok, questo qua mi sta spingendo via. Questo qui mi ha spinto via. Vediamo se è lui per davvero. Vieni qua. Vediamo, no, ancora! No, ragazzi, non ci voglio che dovrei andare giù a controllare e vedere se ha ancora messo via dei soldi. Ma come ha fatto? Ma come ha fatto? No, ragazzi, qua mi sta fregando proprio di cattiveria, eh. Controlliamo, io vado giù a vedere se è nel volto ancora. Andiamo, andiamo giù a vedere, ragazzi. Vediamo, vediamo, vediamo. No, non c'è, ce n'è ancora soltanto uno qui. Ma dove cavolo si è cacciato? Ma io non ci voglio credere. A meno che sia questo qua. Ragazzi, non si è acceso il nome, lui! È lui per davvero, Skyler! Inseguiamolo! No, l'ho preso uno scagnozzo! Allora, però ragazzi, fermi. Dobbiamo cambiare la mossa. Prendiamo la sfera elettrica. Dove è andato? Dove si è cacciato? Ragazzi, si è cacciato. Eccolo, sta scappando. Perché qua non c'è la terra? Aiuto! Ragazzi, dove cavolo si è cacciato? L'abbiamo perso? Si sarà nascosto dentro la casa? Skyler, dove sei? Non puoi scapparmi. L'abbiamo ritrovato? No, la sfera elettrica ha sbagliato. Via, non l'ho preso ancora. Skyler, vieni qua. Vieni qua. L'ho colpito ancora, ma quanta vita, ragazzi, è fortissimo. Dove cavolo si è cacciato? Eccolo. L'abbiamo trovato, ragazzi. Ora abbiamo l'ultima mossa. Ma perché sta zigzagando, ragazzi? Avrà pochissima vita. Ok, è morto. Ed era il vero Skyler. Cavolo, ragazzi, è stata una sfida molto difficile trovarlo in mezzo a tutti quanti i suoi cloni. Credo che prima o poi spariranno, perché io li voglio far fuori tutti quanti a quanto sono cattivi. Ma prima cosa importante è andare a controllare quanti soldi poi aveva rubato effettivamente. Quanti ne mancavano. Ok, tantissimi, ragazzi. Questi qua saranno veramente centinaia di migliaia di village euro, euro, soldi, chiamateli come volete. Ragazzi, il nostro lavoro da supereroe è terminato qua. Io spero che questo video qua vi sia piaciuto. È stata una sfida veramente epica e molto divertente. Noi, ragazzi, in un prossimo video scegliete uno dei due video qua davanti. Mi raccomando, è molto importante. Iscrivetevi al canale col tastiere rosso qua sotto. Attivate la campanella su tutte quante le notifiche. E da Mark è tutto, ragazzi. Anzi, da Thunderdog è tutto. Ciao, ragazzi.